Calori, difesa quindi esperta quella scelta da Perrone con tutti i giocatori over, con Chirieletti a sinistra al posto di Avagliano. C'è però il portiere Under, attenzione a Biancolino, se ne va in area di rigore, Biancolino fermato e c'è fallo. Calcio di rigore per il Salerno Calcio. E c'è anche l'ammonizione per Iannicello, ammonito Iannicello, e calcio di rigore per il Salerno Calcio per questo fallo subito da Biancolino. Può sbloccare il risultato quindi il Salerno Calcio. Rivediamo anche nel replay l'intervento falloso di Iannicello su Biancolino. Rigore quindi per il Salerno Calcio al decimo minuto del primo tempo. Sul dischetto già pronto Max Caputo. L'arbitro Rossi chiede ai giocatori di uscire dall'area di rigore. Attenzione. Caputo contro Di Leo. Fischia l'arbitro Caputo col sinistro e c'è il gol di Massimiliano Caputo, è 1-0 per il Salerno Calcio al decimo minuto del primo tempo contro il progetto Sant'Elia, e Caputo va a festeggiare sotto il settore occupato dai pochi tifosi provenienti da Salerno qui allo stadio di Villa Cidro. 1-0 quindi per il Salerno Calcio, a segno Max Caputo direttamente su calcio di rigore ed è il primo gol anche di Massimiliano Caputo con la maglia del Salerno Calcio. Ricordiamo che Caputo ha giocato già con la Salernitana in Serie B, 18 presenze e nessuna rete, quindi questa è in assoluto la prima rete segnata una squadra salernitana per Massimiliano Caputo. Polani, ancora Calori a cercare Biancolino, Biancolino per Caputo, c'è Picciollo libero sulla sinistra, lo serve Caputo, Piccioli, Picciollo al limite dell'area, ancora Picciollo, il gioco di gambe, prova poi la conclusione col destro, c'è il gol di Picciollo, 2-0 per il Salerno Calcio al 21esimo minuto del secondo tempo. Picciollo dopo un gioco di gambe ha tentato la conclusione personale e ha segnato, ha beffato Di Leo sul proprio palo, sul primo palo, gol quindi di Picciollo, schierato titolare quest'oggi da mister Perrone, e Picciollo che è andato a festeggiare sotto il settore occupato dai tifosi salernitani. Cambia quindi il risultato allo stadio di Villa Cidro, 2-0 per il Salerno Calcio contro il progetto Sant'Elia. Anche se nella prossima partita Munar ancora assente per squalifica, voglio vedere se Polani troverà di nuovo una maglia da titolare o meno. In area di rigore il pericolo, progetto Sant'Elia con Mazzotti, poi si torna all'indietro, Frongia, il cross in area di rigore, attenzione, cross che attraversa tutta l'area di rigore e poi c'è il gol del progetto Sant'Elia che accorcia le distanze con l'ultimo entrato Farrugia, a segno Farrugia al 29esimo minuto del primo tempo, e quindi si riapre la partita. Rivediamo nel replay anche la disattenzione della retroguardia del Salerno Calcio in area di rigore, ha concesso calcio d'angolo ora di Caputo, il suo sinistro troppo corto. Ancora Caputo, questa volta va sul secondo palo. C'è il rigore. Rigore. Dopo il colpo di testa di Chiavaro, ha colpito con la mano in modo abbastanza evidente il giocatore del progetto Sant'Elia che ora protesta. E quindi un altro rigore per il Salerno Calcio. Abbiamo anche rivisto il fallo di mano nel replay. Fallo di mano commesso da Di Paolo. Sul dischetto questa volta va Biancolino. Biancolino contro Di Leo. Il gol del Pitone. 3-1 per il Salerno Calcio. Quarto gol in questo campionato per Raffaele Biancolino. Il terzo in trasferta. Si conferma bomber in trasferta. Biancolino a segno Città di Marino. Con il Sora, contro il Sora, oggi anche contro il progetto Sant'Elia, e poi il quarto gol segnato la settimana scorsa in casa, e quindi 3-1
per il Salerno Calcio contro il progetto Sant'Elia. Tutto questo 31esimo, 32esimo minuto del secondo tempo. C'è anche la prima sostanza.